Salve gente, sono Cecchino98 e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di Half-Life. Quella scorsa volta ci eravamo lasciati in questa specie di reattore nucleare e avevamo acceso questa corrente elettrica. Dunque, non sapevo dove andare, ma sono andato un attimo a informarmi e praticamente dobbiamo tornare indietro, semplicemente. Ok, qui la nostra scala. Andiamo su. Sì, bene. Ok, qui si dovrebbe andare. No, no, no. Dannazione, stupido Gordon. No, ok. Voi dovete spiegarmi questa cosa. Dovete spiegarmela assolutamente. Stupide scale. Ok. Gordon, su. Già cominciamo male. Prendiamoci la vita che ci manca, non c'è proprio un modo più veloce per salire, o migliore. No, devo andare per forza sulle scale. Sulle dannate scale. Le mie acerrime nemiche. Oh, ce l'abbiamo fatta. E ai. Bella botta. Via, via stupide scatole. Fate passare il vostro padrone Cecchino. Quella poca vita che possiamo prenderci, prendiamocela. Poca. Ce l'hai da tutta. Ottimo. Via scatole. Ah, adesso però questa qui è elettrizzata e con un salto non la posso superare. Scusate. Bene, così salvo. Se tipo. Ah! Mi ha fatto un danno pazzesco. Vabbè, pazienza. Forse avrei dovuto usare le scatole, ma volevo vedere se era possibile fare così. Dato che sono sopravvissuto, ho perso quasi metà vita, ma va bene lo stesso. Oh. Ma perché? Perché è così difficile muoversi in questo posto? Ma dai! Ma perché a me? Perché non sono capace a saltare? Ma veramente. Aspetta, così camminiamo, mi sa. Andiamo più piano. Sì, vai. Bravo, Gordon. Bravissimo. Ora. Torniamoci. Nella nostra parte iniziale. Sì, il coso che bussa un'altra volta. Salto. Salto. Oh no. Tu non hai capito niente della vita. Tu devi andare. Accidenti. Questo qui mi fa. Sì, ma dai, ma non può essere vero. Vai là. Devo abbassarmi un po' il volume perché è altissimo. Dannazione. No, 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 no. Fai il bravo, coso. Io non ti ho fatto niente. Là? No, ma perché mi ha esploso a mezz'aria? Stupida granata. No, 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 no. Non venite qua. Non venite qua. Fate i bravi. Di qua. E noi andiamo su. Possiamo farcela. Su, l'ultimo tratto, da che parte devo andare? Lassù. Lanciamo una granata per sicurezza. Ottimo. Andate a fare gli affari vostri. Io nel frattempo. Dove qua dentro? Siamo saldi. Prendiamo le granate che ci mancano. 10 granate. Ehi. Sì, andiamocene. Poi tu non mi segui però, Accidente, ma è ripartito questo coso qua? Oh mio Dio. Quanta poca vita mi è rimasta. Deve esserci della vita. Power. Ecco qui. Se non sbaglio devo premere questo pulsante. E. Che succede? Trema tutto. Perché trema tutto? E.
crepato finalmente. Stupidi artiglioni del... Sì, va bene, quanto riguarda questo coso? Intanto sì, mi dice il segnale che sto sopra il fuoco, ma non sto neanche prendendo danno. Buono. Ma mi serve assolutamente della vita. Facciamo il quick save. E dove devo andare adesso? Bene, munizioni di qualcosa che non ho ancora capito bene. No, non cadere, non cadere, che ti ammazzi subito. Accidenti qua. Se troviamo qualcuno dell'esercito, ci ammazzano subito. Dannazione, ci manca un colpo. Va bene, e ora possiamo scendere. Quindi continuiamo. Cos'è qua giù? Un buco. Sì, scivoliamo. È tutto buio. Cos'è questo coso? Una larva di schifo del non so cosa. Cos'è tutto qui? Un bagnimoto? Perché c'è un bagnimoto? E perché c'è una magnum? Perché abbiamo un revolver? Un revolver. Non un revolver. Vabbè, ottimo. Qua abbiamo un pistolone potente. Quello lì esplode? No, non esplode. Quindi, buono. Ma tipo dove dobbiamo andare? Tipo, io non ne ho idea. Ah, scendiamo qui. Perché dobbiamo andare in tutti i posti dove muoiamo? Dannazione. Dannazione. Non ho idea di dove bisogna andare. E sono affogato. Ottimo. Ma dai. Non si può morire così tante volte. È contro le regole. Ok, saliamo. F6, no, io veramente non ho idea di dove bisogna andare qua. Bene, questo qui non si distrugge. Sali su, sali prima di annegare. Dentro qui? No, non ci passo. Tu cosa non sei a niente? No, sei a mente. Ah, ecco di qua. Ottimo. No. Fucile la pompa. E speriamo ci sia della vita. Velo della tuta, sì. Vita tutta. Vita, vita, vita. Bene. 51 non è molto, ma meglio di prima. E la tuta ci sarà utilissima. Che bello. Sì, qui barili che scendono a caso. Oddio. Non dirmi che devo saltare su quei barili. Cioè no, ti prego. Non puoi dirmi seriamente questo. E dimmi che ne scenderanno altri. Barili, eccoli. Cavolo, cavolo. Salici, salici. Salici. Salici! Che imbecille! Gordon! Bene. Perdo tutta la... Oh! No! No, 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 sono morto. Ma... Dove cavolo devo andare? Sui tubi! Che idiota che sono! Ma non mi potete mettere i barili che fanno così? Mi fanno pensare una cosa troppo... Stupido gioco. Stupido me. Perché vado a pensare a tutte le cose che non vanno fatte? Oddio no. Oh, non si passa. Devo farlo veramente. Ma perché cadi? Ma sali. Su, qua, guarda. Non sale nemmeno. È proprio un imbranato. Non sa nemmeno salire su dei... Delle stupide cose. Ma seriamente, ma cosa faccio io?
Io non ho idea di cosa posso fare. Solo nuotare, cercando di perdere meno tuta possibile. Ma vedi che da qui poi non posso andare da nessuna parte. Cioè, è semplicemente... Devo aver sbagliato qualcosa. Deve esserci un'altra via. Tipo, tubi qui... No. Aspetta, là sotto forse c'è un tubo? No, ma ci sono dei tubi qui. Perché devi cadere? Ma... Lui scivola. Lui scivola sui tubi. Proprio... Cioè, quanto bisogna essere bastardi per farti arrivare a questo punto? Guarda, no, no, è impossibile salirci lì. È impossibile. Cioè, non... Volete dirmi che non esiste un modo per superare questo punto? Deve essere possibile salire su uno di questi tubi qua sotto. Vedi che ti ci portano dall'altra parte. Ma questo qua non è capace a starci, deve scivolare ogni santissima volta. Sto sclerando. Sto sclerando davvero tanto. Proviamo ad andare di shift. Ce l'ho fatta! Gordon per una volta è stato collaborativo. Vai, ora andiamo. Posso lo star covacciato? No. Quindi... Oh, devo saltare. Ah no. Accidenti. Oh, forse siamo in salvo. Ecco, si è fatto male. Io quel salto riesco a farlo? Non di questo verso. Neanche così. Neanche così. Oh. Guarda, cioè, hanno fatto questa cosa qui che ti... Non ti fa saltare praticamente. No, è impossibile farlo. Ci deve essere un'altra strada. Deve esserci. Ecco. Sì, più vita perdi. Accidenti, ma ha delle ossa che... Da vecchietto che non esistono niente. Cosa cacchio era? Perché ha crollato tutto? Vai, crolla. Come faccio a farlo crollare? Lancio una granata, che so. No. Esiste le esplosioni, ma non a me che passo. Ce l'ho fatta. Ma ora crepo lo stesso per il danno da caduta, vero? Sì che crepo lo stesso, allora come dovrei fare, scusa? O cado sopra i medikit, ma mi sembra impossibile. Vedi, è impossibile! Lì forse? Ecco, non ci va nemmeno allora, Gordon, sei proprio scemo, eh? Guarda, guarda, guarda! Ah! Ragazzi, ce l'ho fatta. Sono riuscito ad atterrare in questo punto qui e non ho preso danno. Oh, ecco. No, tu non mi fai fuori. Oh, vita finalmente. E sali. Perfetto, si distrugge il tavolino. Sì, un po' di cassa la distrugge. Da quando... Cosa cavolo ha fatto? Perché mi ha piazzato quel... Dannazione, questo è proprio... Perché il gioco sta complottando contro di me? Cosa ho fatto io di male? Guarda di nuovo, perché le, quando le raccolgo tutte le devi equipaggiare? Ragazzi, voi non capite, mi sto proprio incazzando. Cioè... Ah, adesso non mi freghi, eh. No, non mi freghi, proprio per un corno. Vedi? Adesso non lo seleziona. Fa proprio quello che vuole lui. Stupide casse, tutta colpa vostra. Siete delle casse orribili. Bene, continuiamo in questo tunnel caricamento.
Attivazione generatore, un nuovo. Oddio. No, datemi questa. Oh, grande. Cos'è? Oddio, ma cos'è questo coso gigantesco? Aiuto. Mi sa che. Ah! Ah no, ha un lanciafiamme gigantesco. Può passare qua sotto? No, non può. Però ho perso 8 milioni di vita. E che cazzo, anche sti cose adesso. Tutto. Ma che palle, ma deve sempre crollare tutto. Anche gli Edgar, 8 milioni di. Morite. Stupidi headcrab. Dannazione. Ma cos'è quel coso? Un robottone enorme, un Gundam. Dannazione. E rompiti. Bene. Apriti sesamo. Apriti sedano. No, un bagnimoto. Mister, se riuscite a far ripartire la corrente, quel treno ci porterà dritti in superficie. Ci proverei io stesso, ma la strada fino al generatore è molto lunga e ci sono delle cose lungo il cammino. Sì, va bene. Tu stai qui, io devo sempre fare il lavoro sporco, tanto. No, sono tutti bravi a trovare scuse per non andare a fare il lavoro sporco. Io però le scuse non ce le ho mai. Oh! Ah! Stupido coso! Mamma mia! Ma perché c'è un match gigantesco con un lanciafiamme? E perché ci sono degli headcrab a caso? È morto, no? E dai! Ma muori! Anche tu muori! Ma devi proprio morirci male. No. Ok. Ora ci vado di mitagliatore. E chi se ne frega. Qui trema tutto. Cos'è? Edcrab. Edcrab. Crepa. Bene. Direi di. Finalmente un po' di vita. No, prendi la vita. Ah, è finita. Ottimo, macerie, non possiamo passare. Penso che potremmo solo andare incontro a quel match col lanciafiamme gigantesco. Ok, è esploso tutto, non si sa come. Va bene, meglio così. Lì vedo altra roba verde che cade dal soffitto. Cos'è? Perfetto, altro piscio di headcrab. Bene, abbiamo solo chiuso la porta. Ah, qui si sale? Ma perché deve essere tutto fatto a scale a pioli così? Non potevano fare de delle scale a gradini? No, tutte quelle a pioli che Gordon non è capace a salire. No! Cavolo, cavolo! C'è anche una torretta. Accidenti, ma non me lo possono mettere lì sull'angolino che non posso fare niente. C'è anche una torretta, in questo senso. Bene, abbiamo vita al massimo, questo è molto buono. Eccola. Oh! Si è aggrappato alla scala e non è morto! Grande Gordon! Però la granata l'hai lanciata a buffo, praticamente. Cioè, completamente a caso. Bene, morta, stupida torretta. Frecce? Perché le frecce? Danger Voltage. Boh, chi se. Ah! Accidenti. Muoi, muoi, muoi. No, tu vieni qui e muoi. Guarda quanta vita mi ha tolto. Quella granata doveva esplodere mezz'ora prima, non è esplosa. Stupida granata. Accidenti, come faccio con così poca vita? Poi 66 è proprio il numero del diavolo. Anche se è 666, ma. Va bene. Ho trovato munizioni per la pistola. Yeee. Dai.
Sì, versacci incomprensibili che arrivano dal fondo lì. Caricamento. E ottimo. Direi di far esplodere quelli perché sono pericolosi. Ottimo. Poi di cecchinare qualcosa. Ah! Stupido! Dai, vieni qui, se hai coraggio. Vieni. Sì, praticamente ha cominciato a sparare prima che io arrivassi. Dannasì, un altro. Che cos'è? Esplodi, ammazzalo. Bravo. Brava la mia pistolina. Fa sempre il suo lavoro. È l'arma migliore del gioco. No, un altro. E che cavolo, come chissà come faccio. Ok, devo andarci di roba più pesante. Tanto qui so che questo qui verrà vicinissimo. Prendi questa tu. Dimmi che non ti ho fatto del male. Ah, ma io ho delle granate per lanciagranate. Muori, cavolo, ho poca vita. Ah, io ho questa anche, eh. Questa dovrebbe essere precisa come la pistola noi di base. Dove sei? Tizio. Tanto io butto una granata lì perché so che esce un tizio cattivo. Nessuno. Boh, esplodete. Così stupidi. Ma qua sotto. Granate e vita. Prendi la vita. Comunque penso che l'episodio sia durato abbastanza. Continueremo un altro po' e poi basta. Poi credo che taglierò anche parecchie parti perché sono morto un sacco di volte. Ah! Perché era lì? Ti avevo buttato una granata! Wow, l'ho one shottato! E no, eh! E no, eh! Ma dai! C'è una granata! Beh, no, tava tutta sta parte. Va bene, sentite, io mi fermo qui. Grazie per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, in tal caso vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Boom.